Nelle sere invernali, camminando per le strade di Istanbul, rabbrividivo al pensiero che in una delle case che mi scorrevano a fianco, con le pallide luci arancioni a illuminare le stanze, dove immaginavo che persone felici e serene conducessero un'esistenza tranquilla, vivesse l'altro Orhan. Chiunque legga Orhan Pamuk capirà che tutta la sua opera è caratterizzata dal tema dell'identità, nella continua esplorazione del conflitto tra islamismo e occidentalismo. Pamuk, scrittore di fama internazionale, nato a Istanbul il 7 giugno del 1952, già candidato al premio Nobel per la letteratura, al suo attivo 7 romanzi, ha rischiato di finire in carcere per manifesta offesa alla turchità, quando ha riconosciuto la Turchia colpevole dello sterminio di 1 milione di armeni e 30.000 curdi in Anatolia ad inizio del XX secolo. Incontrare Orhan Pamuk in una città come Napoli in occasione della 52esima edizione del Premio Napoli è stato fortemente simbolico. Between the ages of 7 and 22, I wanted to be a painter. Tra l'età di 7 e 22 anni ho sempre sognato di fare il pittore. Poi a 22 anni qualcosa è scattato nel mio cervello e ho deciso di smettere di dipingere. Ho iniziato a scrivere romanzi. Pian piano mi sono affermato, prima a livello nazionale come scrittore, poi a livello internazionale. E da allora tutti hanno iniziato a chiedermi perché ho smesso di dipingere. In realtà non c'è una risposta singola, un'unica risposta a questa domanda. Nel tempo, man mano che la domanda mi veniva posta, ho sviluppato tante risposte. In effetti, mi è stata fatta così tante volte questa domanda che alla fine ho deciso di scrivere un libro per rispondere. E questo libro è Istanbul. Non c'è un'unica riga, un'unica parola che lo spieghi. Però il libro, nel suo complesso, è una risposta a questa domanda. You will understand why I stop painting and become a writer. Come risolve in Kar il conflitto tra l'Islam e l'Occidente in Turchia? Snow is not about Islam. Il libro Neve non parla del conflitto tra l'Islam e il cristianesimo, ma parla piuttosto dell'Islam politico. In realtà, politicamente, l'Islam non si occupa tanto di religione, ma di nazionalismo e di sentimenti antioccidentali. Non so in che cosa sfoceranno questi sentimenti antioccidentali, espressi attraverso l'islamismo politico o il fondamentalismo. Per quanto mi riguarda, non credo ci sia un conflitto tra l'Islam e il cristianesimo da un punto di vista religioso e culturale, come molti vogliono farci credere. Credo che c'è invece un conflitto tra la politica dell'Islam e la politica di coloro che io chiamo i fondamentalisti, gli estremisti, anche nel cristianesimo. Si tratta di un'esagerazione di qualcuno che vuole in realtà costruire un contrasto tra queste culture negli Stati Uniti e in Europa. Ma non c'è un vero contrasto tra le religioni. Non credo quindi che ci sia un grande scontro tra l'Islam e il cristianesimo. Lo scontro vero è tra l'Islam politico e il cristianesimo politico. Blu si rivolse all'Occidente. L'Occidente, che pare credere alla sua grande invenzione, la democrazia, più che alla parola di Allah, si opporrà a questo colpo di Stato a Kars contro la democrazia? Chiese con un gesto vistoso. Oppure non sono importanti la democrazia, la libertà e i diritti umani, ma piuttosto che il resto del mondo imiti l'Occidente come le scimmie. L'Occidente può sopportare una democrazia conquistata da nemici che sono completamente diversi da lui? La questione dell'identità, per esempio, ritorna anche nel Castello Bianco. Ma chi è il vero Orhan? When I wrote Castello Bianco, o Rocalba, 20 anni fa, quando ho scritto Il Castello Bianco, Roccalba, nessuno si occupava di identità, soprattutto a livello accademico. L'identità non era una questione, diciamo così, in voga. In realtà ho voluto realizzare un libro metafisico sulla mia situazione, che era quella di avere, per così dire, un piede nella cultura tradizionale turca, quindi nell'Islam, e un altro piede nella cultura europea moderna, che mi veniva dalla lettura di alcuni libri.
né il Castello Bianco, volevo mettere in luce questa contraddizione, che è in sostanza la contraddizione della Turchia moderna. Ho voluto esplorare questa zona grigia in cui le persone si trovano ad avere due identità e ho sfruttato, anche in questo senso, la tradizione letteraria tedesca della storia del doppio. Quindi ho rappresentato tutto ciò che era doppio, le doppie personalità, le doppie identità. Non a caso il titolo originale del libro, in turco, è appunto Doppio. Acquistai e mi portai a casa un poveraccio che non somigliava eccessivamente né a me né a lui. Ebbe paura quando a sera gli chiesi che mi rendesse edotto di ogni cosa, mi descrivesse il suo paese, il suo passato e di più che vuotasse il sacco delle sue cattive azioni. E poi lo tirai davanti allo specchio. Istanbul, invece, è un libro di memorie. L'infanzia di Pamuk si mescola alla storia della città. Ecco, in questo libro, in Istanbul, lei dice che il destino di una città può diventare il carattere di una persona. Ecco, ci spiega il senso di questa espressione? Io credo che quando si vive molto a lungo in un posto, come è capitato a me con Istanbul, la città lascia proprio una traccia sull'anima, sul carattere delle persone, anche sul loro destino. I sentimenti che avevo nei confronti della città di Istanbul da bambino erano quelli della tristezza, della povertà. Quello che ricordo e che descrivo di Istanbul è questa visione, quasi in bianco e nero. Questo era dovuto un po' alla caduta, alla perdita dell'impero ottomano, ma anche al fatto di vivere sempre ai margini dell'Europa. Ovviamente tutto questo ha lasciato una sorta di cicatrice sulla mia persona. Il senso di fallimento dell'impero ottomano, la desolazione e la tristezza generate dalle rovine che occupavano la città sono stati per me per tutta la vita la caratteristica principale di Istanbul. Ho trascorso la mia esistenza combattendo contro questa tristezza, oppure abituandomi a lei, come tutti gli altri. Lei ha trascorso la sua vita a Nishantashi, si dice così, Nishantashi, sulla riva europea, in una casa che affacciava sull'altra riva, vedeva l'Asia, no? E sull'altra riva vedeva l'Asia. Ecco, che cosa le ricordava guardare la riva di fronte a lei? L'altro continente, qual era il suo posto nel mondo? Sono nato a Istanbul, nella parte asiatica, per ragioni familiari, ma sono cresciuto sulla riva europea, guardando sempre verso quella asiatica. Questa è una situazione normale in Turchia, a Istanbul in modo particolare. Un filosofo di strada diceva che la Turchia è come una barca che va verso est, con tutti i passeggeri che guardano invece verso ovest. Questo è stato anche il concetto che ha ispirato tutta la mia vita, che è diventata anche l'identità della Turchia. Tutti continuano a chiedersi da che parte stanno guardando, troppo a ovest o troppo a est. Siamo sempre in bilico tra queste due sponde. Questa è l'identità turca. Chiamiamo huzun, tristezza, questa complessa condizione. Per me la tristezza è come il vapore sui vetri delle finestre, creato da una teiera che bolle continuamente in una giornata fredda d'inverno, perché non ha un istante di trasparenza e appanna la realtà. E così riusciamo a conviverci. Quando descrivevo dei bellissimi paesaggi di Istanbul, mi sono reso conto che in realtà i paesaggi sono belli solo se trasmettono delle emozioni, dei sentimenti. Questa è una cosa che è nata già con Baudelaire a metà del XIX secolo. Quindi mi sono reso conto che la sensazione che emanavano i paesaggi di Istanbul era appunto la malinconia. Però l'huzun, questa parola turca, appunto tristezza,
è molto diversa dalla malinconia in senso occidentale. Questo sentimento turco, che è comune e che accomuna tutte le persone, non è relativo agli individui che soffrono in silenzio nella loro stanza. L'uzun è anche un collante che unisce la comunità. L'uzun si può descrivere anche come una filosofia di vita, un'etica, una morale, che insegna appunto a comportarsi bene, ad essere modesti, a non essere troppo ambiziosi di denaro, di ricchezze, accettando la tristezza e la povertà in maniera dignitosa. Secondo lei, perché in Occidente c'è chi non vuole l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea? In realtà capisco alcune di queste motivazioni, però poi non voglio capire troppo in altri casi. Credo che molto abbia a che fare con il fatto che c'è un atteggiamento molto conservatore e che, soprattutto, c'è, come dire, sospetto per tutti i paesi islamici, per quanto questi possano essere anche democratici. Un altro motivo potrebbe essere il fatto che la Turchia ha una popolazione molto numerosa, ma non è molto forte economicamente e quindi potrebbe costituire un problema economico per l'Unione Europea. E poi ancora il fatto che le violazioni dei diritti umani in Turchia sono ancora troppe. Qualche volta sono d'accordo con queste motivazioni, però credo che l'Europa ha bisogno della Turchia e la Turchia ha bisogno dell'Europa per sviluppare e far crescere una società multietnica e anche forte, quindi sicura di sé. Vent'anni fa, quando ho scritto il Castello Bianco, Roccalbà, nessuno si occupava di identità, soprattutto a livello accademico. L'identità non era una questione, diciamo così, in voga. In realtà, ho voluto realizzare un libro metafisico sulla mia situazione, che era quella di avere, per così dire, un piede nella cultura tradizionale turca, quindi nell'Islam, e un altro nella cultura europea moderna. Né il Castello Bianco volevo mettere in luce questa contraddizione, che è, in sostanza, la contraddizione della Turchia moderna. Così racconta la sua vocazione letteraria, ma anche umana e politica, Orhan Pamuk, premio Nobel per la letteratura 2006, primo scrittore turco nella storia a vincere il Nobel. Vi dirò chi sono, scrive Pamuk in Istanbul. Pamuk, intervistato a Napoli in occasione dell'ultima edizione del premio Napoli, costantemente impegnato nel riconoscimento dell'altro sé, del suo doppio, offre al lettore la chiave per superare il conflitto tra islamismo e occidentalismo. Il narratore poeta, che ha posto al centro della sua opera il tema dell'identità, sembra rivolgere a noi una sola domanda. Che cosa cambierebbe in Europa e nel mondo se tutti ci impegnassimo nell'esplorazione di questa zona grigia delle due identità? Nel 2005 lei è stato incriminato a seguito di alcune dichiarazioni fatte a una rivista svizzera sul massacro da parte dei turchi di 1 milione di armeni e 30.000 curdi in Anatolia durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, come si è conclusa poi questa vicenda? Mi sono trovato in una situazione scomoda, in bilico, tra l'amore per il mio paese, la comunità internazionale e tra coloro che sostenevano i diritti umani. Il mio problema non era
tanto la paura, il rischio di andare in prigione, ma piuttosto essere combattuto tra quello che era considerato il mondo civilizzato e l'amore per il mio paese. Adesso tutto è passato. Le accuse sono cadute, credo per le pressioni internazionali che ci sono state, e quello che mi è rimasto è un po' di tristezza riguardo questa storia. Naturalmente questa vicenda mi ha anche stimolato a combattere ancora di più per la difesa dei diritti umani, soprattutto per sostenere altri autori che oggi sono ancora nei guai. Blue si rivolse all'Occidente. L'Occidente, che pare credere alla sua grande invenzione, la democrazia, più che alla parola di Allah, si opporrà a questo colpo di Stato a Kars contro la democrazia? Chiese con un gesto vistoso. Oppure non sono importanti la democrazia, la libertà e i diritti umani, ma piuttosto che il resto del mondo imiti l'Occidente come le scimmie? L'Occidente può sopportare una democrazia conquistata da nemici che sono completamente diversi da lui? Il libro Neve non parla del conflitto tra l'Islam e il cristianesimo, ma parla piuttosto dell'Islam politico. In realtà, politicamente, l'Islam non si occupa tanto di religione, ma di nazionalismo e di sentimenti anti-occidentali. Non so in che cosa sfoceranno questi sentimenti anti-occidentali espressi attraverso l'islamismo politico o il fondamentalismo. Per quanto mi riguarda, non credo che ci sia un conflitto tra l'Islam e il cristianesimo, da un punto di vista religioso e culturale, come molti vogliono farci credere. Credo che c'è invece un conflitto tra la politica dell'Islam e la politica di coloro che io chiamo i fondamentalisti, gli estremisti, anche nel cristianesimo. Si tratta di una esagerazione di qualcuno che vuole, in realtà, costruire un contrasto tra queste culture, negli Stati Uniti e in Europa. Lo scontro vero è tra l'Islam politico e il cristianesimo politico. Lei qualche anno fa rifiutò il titolo di artista di Stato che le offrì il governo turco. Come mai? Questo è successo circa 7 anni fa. Quando ho pubblicato in Turchia il mio nome è Rosso. La cosa è molto semplice. Non volevo accettare un premio dal governo turco che aveva messo e metteva ancora molti giornalisti e molti scrittori in prigione. Non volevo avere nulla a che fare con loro. Ciò che mi lega a questa foto, oltre alla strada lastricata, il selciato, le inferriate delle finestre e le case di legno fragili e vuote, è il ricordo della vita che continuava anche quando iniziava a scendere la sera, con quelle due persone che, trascinando le proprie ombre nel cammino verso casa, sembravano portare la notte nella città. Sono nato a Istanbul, nella parte asiatica, per ragioni di familiari, ma sono cresciuto sulla riva europea, guardando sempre verso quella asiatica. Questa è una situazione normale in Turchia, a Istanbul in modo particolare. Un filosofo di strada diceva che la Turchia è come una barca che va verso est con tutti i passeggeri che guardano invece verso ovest. Questo è stato anche il concetto che ha ispirato tutta la mia vita, che è diventata anche l'identità della Turchia. Tutti continuano a chiedersi da che parte stanno guardando. Troppo a ovest o troppo a est? Siamo sempre in bilico tra queste due sponde. Questa è l'identità turca. Un giorno ha assistito alla costruzione di un ponte che ha messo in comunicazione le due rive del Bosforo. Ecco, cosa ha capito dopo la costruzione di questo ponte e soprattutto lei a quale delle due rive appartiene? Quando è stato costruito il ponte, andavo alle scuole superiori e passavo sempre di là. In realtà non riuscivo a credere che davvero avrebbero costruito un ponte. Anche mia nonna, che è morta a 94 anni, non poteva credere che qualcuno davvero avrebbe collegato le due rive. Questi sono sentimenti pessimistici.
Io però in realtà credo che ci siano dei forti collegamenti tra l'Est e l'Ovest e che appunto il ponte possa essere un'eccellente metafora di questo sentimento. Talvolta il desiderio di chiudermi in un angolo e rimanere da solo come un animale ferito a morte, questo desiderio che man mano aumentava, forse non dipendeva dal mondo esterno, ma dalla mia anima. Allora, cos'era ciò che avevo perso? Perché ero così a terra? Da chi mi ero separato? In Istanbul lei parla di Huzun, la tristezza, e parla di questa tristezza che invade Istanbul. Ecco, però dice che questa tristezza, Huzun, non è la malinconia. Quando descrivevo dei bellissimi paesaggi di Istanbul, mi sono reso conto che in realtà i paesaggi sono belli solo se trasmettono delle emozioni, dei sentimenti. Questa è una cosa che è nata già con Baudelaire a metà del XIX secolo. Però l'uzun, questa parola turca, appunto tristezza, è molto diversa dalla malinconia in senso occidentale. Questo sentimento turco che è comune e che accomuna tutte le persone non è relativo agli individui che soffrono in silenzio nella loro stanza. L'uzun è anche un collante che unisce la comunità. L'uzun si può descrivere anche come una filosofia di vita, un'etica, una morale che insegna appunto a comportarsi bene, ad essere modesti, a non essere troppo ambiziosi di denaro, di ricchezze, accettando la tristezza e la povertà in maniera dignitosa. Come ha vissuto Orhan Pamuk nella scrittura e nella vita l'11 settembre? Quali sono state le sue emozioni, i suoi sentimenti dopo quella tragedia indiretta che entrava nel cuore del mondo? Devo dire prima di tutto che l'11 settembre purtroppo continua ancora. Quello che ho sempre temuto e che temo ancora è che ci sia poi una lotta, uno scontro vero tra il cristianesimo e l'islam, tra il mondo moderno e il mondo tradizionale islamico. Anche perché io appartengo a entrambe le parti e quindi è come se una parte del mio corpo fosse sempre in lotta con l'altra parte. E temevo anche che dopo l'11 settembre gli Stati Uniti e quindi Bush avrebbero messo benzina sul fuoco su questo conflitto di civiltà e purtroppo l'hanno fatto. Ed ora questo scontro di civiltà, che prima era solo una fantasia accademica, sta diventando sempre più reale. Capivo disperatamente che Istanbul non era abbastanza moderna. Ci voleva ancora molto tempo perché si liberasse della sua povertà, della sua desolazione, perché si togliesse quel senso di sconfitta. E io mi rattristavo per la mia vita e la mia città. Abbiamo visto quello che è successo in Libano. Per colpire gli Hezbollah, molte persone della popolazione civile hanno perso la vita. Ecco, cosa pensa della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite? Si riuscirà a pacificare la regione realmente? Io sono molto arrabbiato per ciò che hanno fatto gli Stati Uniti e Israele. Sono rimasto sconvolto da questa guerra. Mi ha fatto stare molto male. Credo che la conseguenza sia stato il fatto che il mondo islamico abbia odiato ancora di più l'Occidente di quanto avvenisse in passato. Quindi c'è una recrudescenza di questi sentimenti. In ogni caso non mi sento di criticare nessuna delle parti. Conosco i miei limiti di scrittore, però è stata veramente una pessima guerra. Credo anche che il conflitto israelo-palestinese deve essere risolto una volta per tutte, se davvero il mondo vuole la pace. Crede nell'utilità di una vera forza delle Nazioni Unite?
Se non vogliamo obbedire soltanto agli Stati Uniti, dobbiamo ovviamente credere nelle Nazioni Unite, anche se adesso sono in un momento di difficoltà e debolezza. Però le Nazioni Unite sono sempre l'unica cosa che ci resta.